Si sente, mi pare, no? Buongiorno a tutti. Sono Giancarlo Quagliotti della segreteria del Partito Democratico Torinese. Abbiamo voluto organizzare questo incontro per ricordare una delle figure, lo dico senza retorica, più nobile del movimento operaio torinese, scomparso da pochi mesi e che ci ha lasciato tra l'altro una bellissima testimonianza con un libro autobiografico molto denso in cui tra l'altro si può leggere assieme alla sua storia la storia di una parte significativa delle lotte operaie e delle lotte democratiche a Torino, in Piemonte, poi per quanto riguarda il libro, in realtà anche nell'aspetto di un intenso impegno internazionale che Alberto Tridente ha svolto sia come sindacalista, poi come parlamentare e come rappresentante di più vaste esperienze di quello che si usa dire di movimento. Il libro, che è significativamente intitolato dalla parte dei diritti, 70 anni di lotta, è molto bello per le ragioni che in parte ho detto, ed è anche bello sotto un altro aspetto, che appunto consente in una società che sovraccarica di informazioni ha, ahimè, sempre meno memoria, di ricostruire una memoria che insieme ai conflitti, alle battaglie, registra anche i successi che hanno consentito al movimento operaio di essere, le conquiste che oggi sembrano essere rimesse in discussione, ma che sono state assai significative in ogni campo. Con me ci sono Diego Novelli. Io ho detto appena prima coetaneo, lui ha teso a precisare che avevo un anno in più di Alberto Tridente, che era nel 31, Tridente era del 32, e Adriano Serafino, che per la verità solo, non solo nel libro di memoria di Alberto Tridente, ma insomma in tutta la vasta memorialistica torinese, io ne farò un breve cenno, è presente giustamente per la sua impegnata militanza che continua come continua quella di tutti noi che qui giovanotti ormai oltre i 70, per non parlare di quelli che sono vecchi, ma qui ci penserà Renzi fra poco a risolvere il problema, hanno per un lungo tratto insomma fatto della loro vita un impegno. Una scelta di vita, come io non trovo un'altra espressione, tutti sempre facciamo nostra il titolo del bel libro di molti anni fa di Giorgio Amendola. Quindi, come ho detto, Tridente era nato nel 32 da una famiglia di immigrati pugliesi, operai, prima il padre poi la madre alla Snia Viscosa di Venaria. Rimarrà orfano molto presto, ai 10 anni. La sua vita e la sua esperienza umana e sociale segue il percorso di molti ragazzi della sua generazione. Perché un altro aspetto che emerge per chi ha memoria dei fatti, leggendo il libro, è appunto questo. Che ciò che sembra eccezionale, per esempio interrompere lo studio appena giovinetti, iniziare a lavorare molto giovani, riprendere lo studio appena possibile, è una storia che ha riguardato molti operai torinesi e ha riguardato molti dirigenti del movimento operaio.
con l'eccezione, come che è appunto quella anche di Alberto Tridente, di fare dello studio qualcosa che impegna per tutta la vita. Conoscere, approfondire, sapere, trasmettere, era una delle condizioni essenziali di un dirigente sindacale, di un dirigente politico dei nostri anni. Ho detto va a lavorare molto presto, garzone barbiere, ragazzo di fatiche in Cascina, apprendista nelle boite torinesi, operaio alle Fiat Ferriere. C'è un elemento di distinzione tra questa storia e quella di altri, e che è rappresentata dal fatto che Alberto, naturalmente una famiglia numerosa, si avvicina alla parrocchia, frequenta la parrocchia e frequenta gli oratori che sono stati anche per Diego e per me e forse anche per te, sono stati negli anni 40 e 50 un centro di formazione, di incontro, di discussioni. Poi, come si sa, non ci hanno impedito, almeno nel caso di Diego e mio, di prendere strade che si sono allontanate molto da quelle esperienze, non esperienze di vita, ma diciamo esperienze di comunità, cercando e concorrendo a costruire altre comunità. Alberto, anche in questo, naturalmente, è in sintonia con molti giovani, quello appunto dello studio, sarà studente serale alla scuola professionale, case di carità, arti e mestieri, cioè interrompe praticamente alle elementari, ha le esperienze di lavoro e mentre lavora studia. Anche qui questa è una caratteristica di non pochi sindacalisti e dirigenti. Ma per Alberto, e lo sottolinea in più occasioni, fondamentale per lui sarà, sotto il profilo della formazione e dello studio, il corso lungo, così scrive, alla scuola CIS di Firenze, che credo abbiano fatto anche altri sindacalisti torinesi. Ma naturalmente anche qui il problema della formazione dei dirigenti del movimento operaio, sindacale e politico non è stata solo una caratteristica della CISL, anche se la scuola di Firenze era un po' un mito anche per quelli della CGIL, quel cislino viene dalla scuola di Firenze, ma c'era un altro mito, quel comunista viene dalla scuola delle Frattocchie, quindi ma scuole, non indottrinamenti, scuole, certo dove si imparava la storia, la filosofia, l'economia, la cultura, ma si imparava anche qualcosa di importante, come ci si rapportava con le persone, l'importanza di saper essere alla testa dei movimenti che si mettevano in piedi. Ora, questo è un altro degli aspetti che mi pare non ci sia più, forse la CISL è ancora la scuola, ma certamente non è più così per i processi di formazione politica. Ecco, Alberto è democristiano per una scelta personale, non certo per ambiente familiare. Il fratello, per esempio, uno dei fratelli più adulti, è partigiano garibaldino, è comunista e discuteranno animatamente e ce lo ricorda ripetutamente. È consigliere comunale di CD Venaria, è sostenitore, lo dico perché ha una importanza nella formazione politica e culturale e nelle battaglie che almeno inizialmente Alberto farà, della corrente di Forze Nuove, che a Torino, come tutti sappiamo, almeno noi che abbiamo memoria, era diretta da Donat Cattin, che fu segretario della CISL, e da Pastore, che era il segretario nazionale della CISL. Il suo percorso politico evolverà via via sino a rappresentare come indipendente al Parlamento europeo e al Consiglio regionale del Piemonte Democrazia Proletaria, che era un movimento politico importante, emanazione
del movimento studentesco e di quel sommovimento, si disse allora, rappresentato dai movimenti, dai giovani, dai movimenti giovanili. Qui vorrei leggere un breve tratto perché c'entra con una discussione molto animata di questi tempi, che è quella relativa al costo della politica. Alberto, spero di trovare subito la pagina, Alberto racconta che quando si candidò per Democrazia Proletaria firmò un mandato a che il suo stipendio venisse versato automaticamente girato al conto di Democrazia Proletaria presso il Banco di Napoli, Agenzia di Roma. La sola indennità percepita dai deputati di DP era 1,5 milioni di vecchie lire, poco meno di 800 euro attuali. Ora, e tutto il resto naturalmente andava a finanziare il movimento politico, le varie iniziative che il movimento politico. Ora voglio ricordare che questa prassi non era solo di Democrazia Proletaria, era molto diffusa, segnatamente nel Partito Comunista, che aveva stabilito che gli stipendi dei suoi deputati dovevano essere pari a quello di un operaio specializzato. Più riconosceva un'indennità naturalmente per i costi della vita a Roma. Quindi anche quella che si potrebbe definire oggi la carriera politica, il ruolo parlamentare, non era certo fatto per un interesse materiale, ma per un grande impegno politico e morale. Alberto, credo di poterlo dire così, non fu mai comunista, ma non fu mai anticomunista. Anzi, il suo impegno, ed è l'unica cosa, poi lascio la parola a Serafino, che naturalmente è in grado di raccontare non solo del libro, ma di un'esperienza di vita comune con Alberto Tridente, molte cose importanti. Io però voglio soltanto ricordare questo, ecco il significato di questa mia affermazione. Negli anni 50 e ancora per un tratto degli anni 60, naturalmente c'era una profonda divisione sindacale che era alimentata non solo da aspetti ideologici pur presenti, ma anche da una forte compromissione della UIL e della CISL di allora con il padronato torinese, che era il padronato che discriminava, licenziava, colpiva, mandava fuori dalle aziende gli oppositori, e questo valse per un lungo tratto unicamente o quasi esclusivamente per i militanti comunisti e socialisti. Ma poi a un certo punto, quando la CISL si rese autonoma ed iniziò un suo percorso di militanza e di rappresentanza dei lavoratori di forte autonomia, appunto autonoma dai padroni e autonoma dal sindacato, anche molti militanti cislini vennero colpiti alle ferriere, ai CVS, da altre parti. Leggendo il libro autobiografico di Caravini, c'è un suo intervento in consiglio comunale in cui interviene contro il licenziamento di un lavoratore della FIMCISL. Ma prima di arrivare a questo, che cosa succede nella CISL torinese? Oggi credo che non ricorda più nessuno. C'è una battaglia politica molto dura, condotta da Donat Cattin, che è il segretario della CISL in quel momento, e dai giovani militanti, come Alberto Tridente, per separare le proprie responsabilità dal gruppo di potere che, d'accordo con la Fiat, compromette la sua funzione di sindacato di rappresentanza dei lavoratori. Questa battaglia, io la faccio breve naturalmente, porta all'espulsione
di un gruppo consistente di cislini della Fiat e non solo, ma prevalentemente della Fiat, i quali costituiranno un sindacato autonomo. Da questa scissione, che vede appunto come leader politico Donat Cattin, ma che viene sostenuta dai giovani sindacalisti della FinCis, che vengono da quella storia di Alberto, della storia delle parrocchie, della storia dell'autonomia, dell'autonomia operaia, nasce la nuova CISL, potremmo dirla così, nasce la nuova CISL che interloquisce con la CGIL, la UIL arriverà ben dopo a trovare la strada dell'incontro con le altre organizzazioni sindacali, diciamo qualche tempo dopo i fatti di Piazza Statuto, anzi si ricorda nel libro, che sarà nel 62, ma che, come si chiamava il segretario della UIL di allora? Raffo, ricorda Tridente che Raffo, redarguendolo per la sua disponibilità a interloquire con la FIOM, gli dice: tu i comunisti non li conosci ancora, e sarà per quello che poi lui ha così ben lavorato con i comunisti, si vede che voleva conoscerli meglio. Ma la cosa, al di là delle battute, importante è questa: a un certo punto Tridente viene licenziato dalla CISL, e nella CISL, su questa questione del licenziamento di Tridente, si apre un'altra battaglia politica, e saranno altri dirigenti come Davico, come De Genisio, che recupereranno Tridente non più nella FIM ma nel sindacato tessile. E io qui ho un breve brano, perché c'è un fatto che tutta la memorialistica, ed è molto numerosa la memorialistica dei militanti comunisti e socialisti della CGIL, non c'è uno che non citi come riferimento Alberto Tridente come la svolta dei rapporti tra i sindacati e come l'avvio di un processo di costruzione di un rapporto unitario. Uno dei massimi dirigenti, morto da poco, 95enne peraltro, Bianchi, che è stato un grande dirigente della CGIL, Pugno lo chiamava il califfo per dire quanto fosse autorevole, ricorda nel suo libro che nella lotta della CVS, del cotonificio Val di Susa, della fine degli anni 50, che fu una lotta molto dura, impegnativa, e che fu forse una delle prime lotte di ripresa, Tridente, mandato, dopo averlo riassunto, in punizione ai tessili, in realtà è uno dei grandi organizzatori, assieme a Bianchi, che a sua volta era stato mandato ai tessili dopo essere stato segretario della FIOM, quindi anche lui per punizione dopo le lotte. Questi due, virgolette, puniti, organizzano in realtà una grande lotta politica e sociale che rappresenterà una svolta, assieme ad altre che verranno dopo. Dice: ricordo che a Perosa Bianchi, Argentina, veniva per la CISL un giovane della nuova sinistra emergente cattolica. Certo Alberto Tridente, dice qui, forse era certo allora. Teniamo conto che tra i due ci sono 25 anni di differenza, eh? Non era più il vecchio funzionario squalificato della CISL, ovviamente, ma un giovane dinamico, sinceramente legato al progresso dei lavoratori, sinceramente legato al progresso dei lavoratori. Insomma, Alberto Tridente è un pezzo di una storia gloriosa che non si può dimenticare. Nella biografia di Garavini che ho citato, c'è a un certo punto, a pagina che adesso trovo, 222, un rinvio, sei citato anche tu qui, c'è un rinvio alla, si dice, sull'importante ruolo e sulla figura di Alberto Tridente si legga,
ce n'è mezza pagina di titoli di libri che rinviano all'esperienza politica e umana di Alberto Tridente. Io mi fermo qui, ho già parlato anche troppo, in questa introduzione spero di essere riuscito a dare il senso dell'importanza, del significato di rottura prima e di costruzione poi, di una separatezza e di una impossibilità al colloquio che sembrava eterna degli anni 50, la ripresa poi di una forte iniziativa sindacale che vedrà Alberto Tridente protagonista, poi come segretario della FIM, poi come segretario della FLM, come convinto sempre della necessità dell'unità dei lavoratori. Vorrei poi anche, oggi non è stato possibile rendere disponibile a chi ne avesse avuto il piacere il libro, perché è domenica e le librerie sono chiuse, però voglio ricordare che sarebbe opportuno, soprattutto per i giovani, la lettura di questo bellissimo libro che è edito da Rosenberg, Dalla parte dei diritti, 70 anni di lotta. Do adesso la parola a Serafino, che anche qui, ahimè, ci conosciamo, noi ahimè, fortunatamente, ci conosciamo perché eravamo alla Olivetti assieme, dove io tra l'altro l'ho conosciuto, perché venne quando i sindacalisti ci bastonarono per l'accordo separato del 1963, Alberto fu uno dei pochi che non ci bastonò, almeno non ci bastonò tanto, diciamo così, e aiutò la ripresa di una discussione positiva. Quindi sono molti anni che ci conosciamo e che io, almeno per quanto mi riguarda, ci stimiamo. Grazie a Quagliotti che ha ricostruito già un quadro e quindi posso anche tralasciare parte di cose che volevo citare. Posso incominciare così, quello di, con una annotazione prima di passare al libro, cioè quella che negli ultimi anni Alberto Tridente è stato ricordato, guardando i giornali, un po' la cronaca, più come il sindacalista amico del presidente Lula, per le iniziative appunto che ha messo in piedi e che sono tuttora in corso, che come il testimone protagonista di una passione unitaria che ha mai cessato di pulsare. Cioè, questa seconda parte, ecco, è ricordata dai più anziani e con la caratteristica che richiamava prima Quagliotti. Di Alberto si può dire, e poi si può spiegare, io cercherò di farlo, non fu mai comunista e fu unitario sempre. E che uno dice, è una bella contraddizione come termini, visto che i comunisti sono vissuti come la quintessenza di processi per unificare lavoratori, eccetera. Lui, prima di avere legittimazione per volgere lo sguardo sul piano internazionale, prima verso la Spagna franchista e poi su uno dei suoi amori politici, l'America Latina, ebbe quel ruolo straordinario che nel difficile decennio che precede l'autunno 68-69 a Torino, quello poco conosciuto, anche perché quando avvenne quell'esplosione di lotta, parlavi del presente, non certamente di cosa era avvenuto. Henri De Luca, in un suo bel libro, in un dibattito, interrogato, è stato operaio a Mirafiori, del perché ci fu l'esplosione a Mirafiori, se la cavò con una battuta di prosa poetica, una scintilla fece partire tutto. Io credo che fu così, che la scintilla ci fu,
ma probabilmente c'era un gran pagliaio secco preparato per appiccicare un fuoco così intenso. E di quella preparazione, di quella legittimazione della figura di Alberto unitaria, sempre avviene nei primi 10 anni con certe caratteristiche. E in quel periodo che avviene anche i fatti su cui mi soffermerò dopo, del licenziamento di Alberto, dell'allontanamento di Alberto dalla FIM, ma ne parlerò dopo. Per quanto riguarda il libro, brevi annotazioni per incentivarvi ad acquistarlo e leggerlo, perché è un bel libro, si legge intensamente, è una sorta di romanzo, coinvolge, ti tira dentro, suscita e richiama valori che ti rispuntano, fa pulsare il cuore, bussa i sentimenti, è una cosa grande, tra l'altro appunto scritto da un autodidatta. Lui fu cacciato, dovette abbandonare la scuola al terzo anno su una battuta discriminante del suo maestro. Lui era bravo a scuola, anche se lavorava già intensamente a quell'età, aveva una famiglia povera. Tutte cose che sto dicendo e che sono scritte nel libro. Quindi sto già commentando una parte o descrivendo la prima parte del libro, la della sua educazione che lo segnerà, quello della sua infanzia e della sua giovinezza. A 8 anni... si sente dire di fronte a tutti nella classe di Venaria che Alberto era bravo, ma mal vestito e sporco. E lui prese la pagella, scappò via, non ritornò più. Riprese poi negli anni con l'iter descritto da Quagliotti. In questa prima parte del libro quindi voi trovate la descrizione della sua infanzia segnata da grande povertà e paure, da mancanze di sicurezza. Pensava anche di non avere l'affetto della madre, che doveva badare a 100 cose. E per scrivere questa parte lui usa la terza persona. Parlandone, spiegandomelo più volte, mi disse che altrimenti non ce l'avrebbe fatta a scrivere, né su di lui, né di sua madre. Poi cambia nelle altre pagine, le 357 che costituiscono la cosa, si trova altre descrizioni. Io conobbi Alberto nel 59, dopo essermi diplomato all'Avogadro, dopo aver iniziato a lavorare all'Olivetti nel settore di ricerca per la costruzione del primo computer da tavolo. Nel 64 Alberto venne alla carica con proposte che cambiarono poi la mia vita. Lui aveva una capacità di persuasione e sensibilità particolari, una forte capacità di attrazione soprattutto verso i giovani, era una sorta di magnete, ti attirava, ti convinceva, aveva soprattutto un comportamento che ti convinceva, stava alla parola. E quindi sollecitava e stimolava i giovani di allora in quelle che si potevano definire mission impossible. Cioè, non sto qui a descrivere cosa mi propose per attirarmi fuori dall'Olivetti, ma evidentemente non erano soldi, ha già descritto la dinamica dei salari Giancarlo prima, e quindi erano valori immateriali, cose che ti appagavano, cose che oggi è difficile trovare nelle proposte.
chiudiamo su questa cosa. Poi ovviamente per le battaglie impossibili lui aveva una dote che oggi non si ritrova. Insegnava che una battaglia importante, accentrata su valori precisi e su metodi da rispettare, si poteva iniziare anche dalla minoranza. Non era necessario iscriversi al 50% più uno, sapere dove stava, come avviene ormai oggi in tutte le organizzazioni politiche e sindacali. Diceva minoranza, non minoritari, avere contenuti tali per cui devi sgobbare, impegnarti a convincere gli altri, così a togliere quella che si chiama le certezze ripetute, mai verificate. Dette queste cose, voglio rispondere e porre alla vostra attenzione tre interrogativi sostanzialmente, che sono già girati. Perché tanta fame di giustizia, di diritti e di eguaglianza in tutta la storia di Alberto Tridente? Descritta nelle varie episodi delle 350 pagine. Perché ha tenuto così ferma? E credo che la risposta è facile. Facile perché io ho seguito le prime stesure delle bozze, ne ho discusso, so che mancano almeno 100 pagine dattiloscritte alla cosa finale per esigenze editoriali, quindi particolari che sono sfuggiti. Ma c'è il mistero o la spiegazione in quel racconto in terza persona. Lui descrive la sua infanzia e la sua giovinezza perché l'ha mai dimenticata. Se l'è portata sempre dietro. Cioè la fame e la miseria, la povertà, sono un ricordo indelebile per cui ha fatto di Alberto quel soggetto che in qualsiasi parte del mondo in cui si è recato era automatico che lui provasse empatia con chi doveva rappresentare. Qui i lavoratori. Lui è stato operaio alle ferriere, quindi anche il lavoro duro lo conosceva, ma soprattutto conosceva il lavoro che a 8 anni si sobbarcava quasi ogni giorno da Venaria alla Reggia per andare a fare legna e ritornare il piccerino con scarpe rotte e bisogna andare, la schiena che faceva male e 11 chilometri tra andata e ritorno. Quindi il lavoro lui sapeva cos'era. Ma tanti hanno fatto vite grame dure, ma lui ha patito diseguaglianze, paure. Lui le ha portate dietro, le ha portate dietro. E quindi noi troviamo Alberto sempre, in tutta la descrizione degli episodi, con questa grande sensibilità. Lui si trovava meglio, parlava tranquillamente, parlava con i soggetti del popolo, era più imbarazzato nelle corti dei potenti. Comunque rivolgeva la parola allo stesso modo. L'altra, perché Alberto in tutta la sua storia ha aborrito così violentemente, ha aborrito sempre la violenza, compresa quella verbale? Perché divenne strenuo difensore del ruolo delle minoranze, anche se radicali e irrispettose? La FIM negli anni 70 venne anche commentata malamente sul versante politico, no? Caspita, quanta tolleranza, non vedete cosa rischiate di imbarcare. E perché così? Politicamente lui la violenza e l'avversione alla guerra diventò
proverbiale con i lavoratori della Moncenisio descritti lì, incominciò la battaglia per la riconversione delle industrie belliche, non l'ha mai abbandonata pur essendo in determinati momenti una cosa utopistica, nel senso non che sta a distanza di 10 anni ma più lontana, ma non per questo non bisogna parlare. Boh, viene perché lui anche qui la violenza e la paura l'ha provata, quella verbale e quella fisica. Uno dei primi capitoli della prima parte ha un sottotitolo eloquente, tutti picchiavano tutti, anche in famiglia, descrive anche nelle famiglie operaie, verso le donne. E poi ovviamente lui si è misurato in quel, forse dirà, potrebbe dire di più Diego, in quel confronto che non era certo di gala dopo la liberazione tra democristiani e comunisti, specie a Venaria, dove il contendere era sul filo di là. Nelle elezioni amministrative del 1956 danno uno scarto di meno di 0,8 punti tra i due principali partiti che facevano il pieno. E lui aveva questo inconveniente che per una serie di coincidenze, quando trovò il primo lavoro alla Giuntini, un'officina del Martinetto, e di lì l'aggancio per trovare l'Azione Cattolica, la parrocchia, le gite in montagna, messaggi alternativi a quelli della dittatura del proletariato, si imbarcò ovviamente. E immaginate in casa Alberto Tridente, cattolico, in sua casa non erano abituati, non avevano frequentazioni con la Chiesa, era un'altra tradizione. Quindi Alberto diciamo dai 13 anni, perché si avvicina anche a quell'età Alberto, cioè quando incomincia ad andare nella prima volta in chiesa, nell'Azione Cattolica, nella DC dopo alcuni anni di Nona Catena, le discussioni con il fratello Cate, il partigiano, erano intense. L'altro giorno ancora il fratello più giovane, Guido, che alla mia età mi ricordava una serata per spiegarmi quanto era difficile sul piano, lui diceva, a volte era la violenza verbale, ma poi si andava oltre, si andava di una discussione in cui su un muro di Venaria Alberto, che aveva reclutato anche il fratello più giovane di 9 anni, attaccavano manifesti della DC, e dopo un quarto d'ora arriva un'altra pattuglia guidata dal fratello Cataldo, che attaccavano manifesti del PC, e Cataldo incomincia a chiedere ragioni indirettamente ad Alberto, nel senso che si rivolge a Guido dicendo a Guido tutte le cose che voleva dire ad Alberto, cioè: ah, anche tu venduto ai democristiani, servo degli americani, baciapiglie. E Alberto non usava le mani, ma non si tirava indietro. E Guido mi raccontava della sua esperienza, che per un quarto d'ora rimase impietrito ad assistere a un confronto dei due fratelli che avevano il naso, si ricorda ancora, a 1 centimetro di distanza, nel senso di scambiarsi le cortesie politiche. E Alberto prima visse anche, vide la violenza della guerra, era già grandicello, e poi ebbe 2 o 3 episodi drammatici in cui assistette alla giustizia popolare della liberazione. Assistette anche all'episodio in cui il famoso partigiano Tom fu protagonista di un colpo di mano nella cascina in cui lui dormiva,
che rubò i cavalli che gli costarono quel gesto temerario, poi l'accanimento delle brigate fasciste a rintracciarlo, infatti li sorpreso nel sonno e dove trovò poi la sua morte. E di questo Alberto ancora negli ultimi mesi lavorava perché voleva che questo fatto venisse inserito, eccetera. Ho ricostruito questo perché... Durante la liberazione che è in caserma... Sì, certo, certo. Di questi episodi è pieno, io ne ho sintetizzati alcuni, ma perché? Perché anche su quello Alberto non ha perso memoria. E l'ha girata come ha fatto con la povertà e la miseria. Mai più violenze così, mai più violenza politica di questo tipo. È per questo che Alberto si è fatto unitario. Perché solo costruendo passo dopo passo lui sapeva che era possibile evitare il ripetere di un modo di confronto che avesse quelle caratteristiche. Cioè lui così si trasformò in una sorta di alfiere della passione unitaria proprio per scongiurare quanto aveva provato sulla pelle, quanto aveva visto. E di qui ovviamente anche il suo interesse politico e culturale a far sì che le minoranze, anziché essere bastonate e marginate, vanno salvaguardate anche quando ti attaccano, quando ti dileggiano, quando ti delegittimano. Un'ultima, terza cosa, e poi la finisco. Già, ma se Alberto, come ricordava Quagliotti, è stato allontanato nel 59 dalla FIM appena entrato, era arrivato da Firenze, è arrivato con tutte le voglie di cambiare le cose, di cambiare il mondo che i giovani di allora avevano, sia che provenissero dalla cultura cattolica o marxista. E lui si imbatte subito in una questione che ha a che fare con i processi unitari. Quagliotti l'ha citata a metà, la frase che Raffo gli rivolge è una frase che suona così, no? Alberto, tu sei così focoso perché non sai, non conosci bene i comunisti. E lui viveva in quella famiglia di cui abbiamo già ricordato, aveva un fratello di questo genere, quindi semmai lo conosceva di più. Alberto, che era già infuriato, ma bisogna aggiungere e poi lo leggerete perché. Perché era arrivato a parlare con Raffo? Alberto aveva inseguito il suo segretario della CISL e della FIM a una riunione in cui lui non doveva andare su questioni che riguardavano l'invalidazione della lista della FIOM alla Grandi Motori, perché la direzione sosteneva che non c'erano le firme, mentre la FIM interna della Grandi Motori con il cappellano del lavoro, quel Carlo Carlevaris, dicevano che la Fiat era bugiarda. E allora Alberto, che era l'operatore che allora girava, sostenne a spada tratta quella versione, seguì e, non invitato, entrò in quella riunione spalancando la porta, ovviamente senza non chiedere permesso, in modo inurbano certamente. E quando incominciò dice: ah, siete qui, e aggiunse altre parole che adesso non ho tempo di descrivervi. Ottenne quella risposta, ma la replica fu la causa vera dell'allontanamento, perché Alberto rispose: forse io non conosco bene i comunisti, ma certamente questa mattina ho conosciuto qui, e aggiunge quella famosa frase di Maradona copiata dal labiale che tutti conoscono, no? Rivolto al suo capo sindacale. Ovviamente il giorno dopo lui non era più al secondo piano di via Barbarù, venne recuperato per altre missioni, eccetera.
E quindi lui ha sulla pelle una vicenda. 59, ma lui nel 61 vince il congresso della FIM, va in maggioranza, 2 anni dopo. Che cavolo ha fatto quell'uomo? In 2 anni? Beh, una cosa molto semplice. Con altri amici e compagni, si diceva ancora poco, in verità, nella FIM. Gli anni dopo incominciò quel linguaggio. Costruì una, come si dice, il documento per raccogliere una maggioranza. Si misurarono. Già, ma lui dove andò a raccogliere? Cosa conteneva quel documento? Siamo nel 61, adesso è facile dire. Conteneva che bisognava fare largo ai giovani. Era gli anni del miracolo economico. A Torino erano arrivati decine e decine e decine di migliaia di immigrati, non più dal Veneto ma anche dal sud, dalle campagne, giovani potenzialmente indisposti a un lavoro tanto vincolato e duro come le linee di montaggio e soprattutto lavorare al chiuso, sotto comando. Lui predicò, impostò con questo un documento, andiamo a incontrare i giovani, gli immigrati, usa questa espressione credo per la prima volta, il sindacato era fatto da piemontesi eccetera, con quale metodo? Davanti alle porte, ai cancelli, nei bar, nelle parrocchie, andiamo a cercarli e ne trovo tanti. Io fui trovato così, tanto per essere chiari. E riuscì a rovesciare, quindi con una piattaforma e un metodo che probabilmente oggi dicono ancora parecchio. Le altre cose che avrei da dire, se tempo, le ridico dopo. Proprio perché anche se adesso quel vecchio leone si è addormentato per sempre, le sue idee vivono e possono dare grande spazio alle iniziative e soprattutto essere un metro di misura di comportamento per tante persone, tanti giovani che vogliono darsi da fare. Grazie. Grazie Adriano. Io darei adesso la parola a Diego e poi dopo magari vediamo se c'è qualcuno che desidera fare una qualche testimonianza. Ma io non parlerò né del libro né del profilo politico sindacale di Adriano, di Alberto Tridente, perché l'hanno fatto benissimo già Giancarlo e Adriano Serafino. Vi vorrei raccontare una storia vera che mi ha visto protagonista con Alberto Tridente e che vi dà la storia stessa, vi dà gli elementi per capire chi era quest'uomo. Siamo nei primi giorni del settembre del 1987, esattamente nel 14° anniversario del sanguinoso colpo di Stato del generale Pinochet in Cile e l'assassinio di Salvatore Allende. Nella capitale cilena viene concessa l'autorizzazione alla Unione Interparlamentare, che è l'organismo che riunisce i parlamenti di tutto il mondo, dei paesi democratici, è un po', diciamo, la controfigura dell'ONU, mentre l'ONU è l'organismo dove sono rappresentati i governi,
cioè il potere esecutivo, l'Unione Interparlamentare è invece è l'organizzazione nella quale sono rappresentati i parlamenti di tutto il mondo. Pinochet stava già cercando di uscire un po' dall'isolamento in cui si trovava. Tant'è vero che un mese prima dell'anniversario del 14 settembre aveva ricevuto il Papa, e c'è quella brutta immagine, fotografia, che forse qualcuno di voi ricorderà, di Giovanni Paolo II al balcone del Palazzo della Moneda, che era il Palazzo del Governo, dove Allende si suicidò, con alle spalle il generale Pinochet e il nunzio apostolico, il rappresentante del Vaticano in Cile. Ricorderò poi dopo questo episodio, perché ebbi occasione di parlarne con il Cardinale di Santiago. Allora, il Parlamento europeo, naturalmente, che fa parte dell'Unione Interparlamentare, nomina una commissione, una delegazione, ad andare a partecipare a questa assemblea che si svolge a Santiago del Cile. Io sono uno dei delegati a questa conferenza. C'era un deputato liberale, ricordo tedesco, c'era una deputata olandese, socialdemocratica, c'era un rappresentante dei Verdi francese, e poi c'era un altro che era del gruppo misto. La delegazione era guidata dal vicepresidente dell'Assemblea di Strasburgo, cioè Guido Fanti. Arriviamo all'aeroporto di Santiago, scendiamo, presentiamo i passaporti. Quando io presento, avevano già un elenco, la lista di tutti gli ospiti. Quando io presento il mio passaporto, vanno a vedere sulla lista il mio nome, e poi gentilmente mi invitano ad accomodarmi in una sala vicina, perché dovevano comunicarmi qualcosa. Io lascio lì i miei colleghi della delegazione, vado in quella sala, arriva un ufficiale della polizia cilena e mi dice: lei non può entrare. Perché io non posso entrare, scusi? E perché lei risulta del gruppo comunista a Strasburgo. Certo, sono stato eletto, e allora? No, lei non può entrare, lei sarà espulso. Primo aereo, prende e torna indietro. Permettete che almeno lo posso comunicare ai miei colleghi, no? Va bene, vado dai miei colleghi e tutti rimangono così, basiti, come si dice, ma come? E allora Alberto è il primo che salta su e dice: no, momento, se non entra Novelli non entriamo nemmeno noi, quindi dateci il biglietto e torniamo tutti indietro. E questo li mette un po' in agitazione, perché sarebbe stato uno scandalo nel momento in cui il regime cercava di apparire così quasi democratico, perché ospitava un'assemblea mondiale dei rappresentanti di tutto il Parlamento, e una delle delegazioni più importanti, non per le personalità che la componevano, ma per il Parlamento che rappresentava, era il Parlamento di Strasburgo, cioè erano i rappresentanti di tutti i paesi europei. Allora siamo stati lì mezz'ora ad aspettare, poi è arrivato un ordine e ha detto: vabbè, entrate. E io sono entrato con gli altri. Al mattino, avevamo una giornata di preparazione, così andare in giro, al mattino io vengo avvicinato nella hall dell'albergo da due giovanotti, i quali, in un italiano un po' stentato, mezzo spagnolo, mezzo italiano, e mi chiedono se io ero Diego Novelli, deputato a Strasburgo per il Partito Comunista. Dico: certo, sono io. Dice: noi vorremmo parlare con lei, è possibile vederci questa sera
all'ambasciata italiana? Io dico sì, ma scusate, ma chi siete? E allora con molta circospezione mi dico, ma noi siamo due compagni, però siamo due compagni clandestini e vorremmo chiederle un favore, vorremmo fare un atto e se lei è disposto a prestarsi. Dico va bene, ci vediamo questa sera all'ambasciata italiana. Tenete conto che l'ambasciatore italiano a Santiago non c'era più, perché al momento del golpe lui si trovava all'estero e il governo italiano gli aveva detto di non rientrare, come segno di protesta l'Italia, su sollecitazione del Parlamento italiano, aveva ritirato l'ambasciatore a Santiago e c'era come rappresentante dell'ambasciata l'addetto commerciale, tra l'altro una persona molto spiritosa, molto simpatico, democristiano, però molto simpatico, e col quale poi ha fatto amicizia, adesso è ambasciatore in uno dei paesi del Medio Oriente. Dopo tanti anni ci siamo poi rivisti, l'ho seguito, eccetera. Allora io dico subito ad Alberto, perché eravamo amici, eravamo in confidenza, di guarda che sono venuti due, si sono qualificati come compagni, mi hanno invitato ad andare stasera all'assemblea, all'ambasciata, vieni anche tu. E siamo andati tutti e due la sera all'ambasciata. All'ambasciata questi due giovani con Sanguigni, si chiamava Sanguigni l'addetto commerciale, mi spiegano cosa avevano pensato di fare. Avevano pensato di far partecipare, sia pure per pochi minuti, all'assemblea un dirigente del Partito Comunista, e precisamente Luis Guastavigno, che era stato sindaco di Valparaíso. E dico, vabbè, ma come si fa a farlo entrare? E dice, noi abbiamo combinato tutto, non preoccupatevi. Domattina ci troviamo qui in ambasciata, il dottor Sanguigni è disponibile, con la macchina dell'ambasciata italiana vi portiamo alla conferenza e poi vediamo cosa succede. C'era un po' lo spirito d'avventura, andiamo a vedere. Al mattino ci presentiamo all'ambasciata, c'erano questi due giovani, c'era Sanguigni e poi c'era un signore con dei baffi, con delle grosse basette, un po' scapigliato, una scapigliatura rossiccia, e dico ma... E allora? Non conosci? Ma io non conosco chi è. Allora mi vedo questa persona che si avvicina, mi abbraccia, mentre i due giovani con il rappresentante dell'ambasciata dicono, perfetto, è riuscito. E chi era? Era Guastavigno. Era Guastavigno truccato, con una parrucca, i baffi. Tenete conto che Guastavigno è un albino. Quindi era uno che aveva i capelli biondi, quasi così bianchi. Quindi era completamente trasformato. Allora, cerchiamo di arrivare all'assemblea. L'assemblea si svolgeva all'ultimo piano di un grande albergo, tra l'altro a poche centinaia di metri dal Palazzo della Moneda, e noi saliamo sulla macchina dell'ambasciata e ci avviamo. Lungo il percorso veniamo fermati a diversi posti di blocco che chiedevano i documenti, e naturalmente noi davamo il nostro passaporto, l'invito, la targhetta, e anche Guastavigno, truccato da deputato irlandese, dava il suo passaporto, eccetera, eccetera. Quando arrivo nell'albergo, quei due giovanotti mi dicono, guarda che a nome tuo è stata prenotata una camera in questo albergo. Dico, ma scusa, io ce l'ho la camera nel mio albergo. No, quella camera lì, adesso tu sali, è al quarto piano, con Guastavigno. Guastavigno va nella tua camera, entrate assieme, si strucca, si toglie la parrucca, i baffi e tutto eccetera, e poi irrompete nella sala. E Alberto cosa fa? C'è già predisposto. Lui deve bloccare l'ascensore dell'ultimo piano. Entriamo nella sala e mi danno come compagno
di avventura un tipo piuttosto robusto che era un parlamentare di sinistra argentino. Entriamo nella sala, stava per iniziare la riunione, l'assemblea, Guastavino attraversa tutta la sala, sale sul palco, si avvicina al microfono e lancia un messaggio dicendo: non dovete scoraggiarvi, parlo al popolo cileno, c'erano tutte le televisioni, tutti i giornalisti, no? E fa un discorsetto, ma di pochi minuti, ecco, di qua. E dopodiché scende giù e tagliamo la corda, usciamo dalla sala. E naturalmente Alberto, che era di guardia, aveva tenuto fermo l'ascensore, saliamo sull'ascensore e ci troviamo nella hall dell'albergo. Un guazzabuglio, una cacciara era venuto, perché Guastavino era stato visto, riconosciuto, e dico, ma una beffa terribile. Scendiamo giù, sempre quei due giovanotti, ci pigliano sotto braccio, ci portano fuori dall'albergo e c'erano due taxi fermi. Sul primo infilano Guastavino, sul secondo mi infilano con Alberto e poi partiamo come razzi nella strada principale. Tenete presente che mezz'ora prima c'era stata una carica violentissima della polizia con lacrimogeni e fumogeni perché degli studenti avevano fatto una manifestazione contro il nuovo rettore, che era un filo fascista, diciamo, e quindi avevano manifestato. Quindi c'era polizia da tutte le parti, ecco. E noi siamo scappati su questi due taxi e via, abbiamo tirato dritto. Ad un certo punto il taxi che ci precedeva, zac, ha svoltato improvvisamente a destra e noi siamo continuati ad andare avanti, con le sirene della polizia che ci inseguivano. Siamo andati avanti e poi ad un certo punto il taxista, evidentemente era della combricola, anche lui combinato tutto, fa un'inversione U, ripercorre tutta la strada principale fin davanti all'albergo, scende, ci apre e io e Alberto Tridente siamo scesi tranquilli e siamo risaliti alla conferenza. Io conservo, tanto mi spiace, oggi non ho potuto portarle, perché ho due cartelline, io sono un maniaco dell'archivio, e ho due cartelline con i giornali dell'epoca, di quei giorni, con le fotografie, con tutto proprio. Ma si dà il caso, questa è una cosa molto personale, che dovendo sgomberare una stanza perché avevo bisogno di spazio per i libri, ho preso tutto questo archivio e proprio due giorni fa con il mio collaboratore l'ho portato al Gramsci, quindi queste due cartelline con su scritto viaggio in Cile, Guastavino, e sono adesso al Gramsci, quindi non ho potuto portarle questa sera qui per farle vedere. Chiusa la prima parte. Al pomeriggio, mentre siamo in assemblea, naturalmente la notizia si era diffusa in città, al Giornale della Sera, c'era una fotografia in prima pagina con Guastavino, io, Alberto e il deputato argentino. Si avvicina una persona, ci cercano nell'assemblea e ci comunicano che il cardinale di Santiago avrebbe avuto piacere di averci a cena. Dico, oh, però, sono mai andato a cena con un cardinale, a dire che vado a cena con un cardinale. E alla sera siamo andati in arcivescovado a cena. Eravamo io, Raul Silva Enriquez, così si chiamava perché è morto, tra l'altro era un salesiano, quindi essendo stato io un oratoriano dei salesiani ho avuto anche argomenti per la serata, ci ha espresso tutta la sua amarezza, e questo voglio dirlo, perché un mese prima Pinochet era stato ricevuto al Palazzo della Moneda in occasione della visita del Papa, e il nunzio apostolico aveva fatto di tutto per organizzare questa visita all'insaputa del cardinale. Questo nunzio apostolico, si dà poi il caso che è stato fatto cardinale, tanto per non far nomi, cardinale Sodano, ecco, così in amicizia. E Enriquez ci dice: sono molto rammaricato, vorrei che almeno voi
sapete che io non ero d'accordo, non sarei stato d'accordo. Ha fatto tutto il nunzio e è chiuso. Ad un certo punto Alberto tira fuori dalla sua cartella un foglietto scritto con una grafia strana, con dei numeri, con delle lettere dell'alfabeto, cioè era praticamente una lettera cifrata, ecco. E dice al cardinale: senta, qui alla vicaria ci sono nascosti, sono ospiti dalla vicaria, 5 o 6 sindacalisti che 2 anni fa hanno dovuto scappare e poi si sono rifugiati qui in vicaria perché il regime voleva metterli in galera. Potremmo incontrarli domani in vicaria? E il cardinale ci pensa un po', poi dice: ma sì. E il mattino dopo, trascurando l'assemblea dei parlamentari di tutto il mondo, siamo andati alla vicaria e Alberto, perché lui era una specie di ministro degli esteri, difatti l'ha ricordato Triana, lui quel periodo lì era amico personale di Lula, Lula poi è diventato, era il capo del sindacato brasiliano, poi diventa capo del partito operaio brasiliano, passa dal sindacato al partito e poi viene eletto presidente della Repubblica Brasiliana. Quindi aveva tutta una serie, aveva come incarico da parte del sindacato unitario, perché c'era già l'FLM, la Federazione Lavoratori Metalmeccanici, quindi c'era tutto. E è andato, siamo andati lì a trovare, lui ha parlato con questi qui, poi tira fuori dalla borsa, dalla borsetta, una busta e gliela consegna. E c'era un bel pizzico di dollari e dice: questo per aiutarvi. Devo dire che lui queste cose qui le ha fatte poi anche con Solidarnosc, è andato parecchie volte in Polonia ai tempi del anche con la Spagna, giusto, ma Spagna era molto prima, sì, certo. Non era ancora, c'era ancora subito all'inizio, c'era ancora Francisco Franco. Devo dirvi, e chiudo, che molti anni dopo, una decina di anni dopo, ricevo dall'ambasciata cilena, ormai c'era già la democrazia in Cile, un invito all'ambasciata cilena a Roma, perché era in visita in Italia Luis Guastavino. E sono andato naturalmente con grande piacere a trovarlo, ci siamo salutati e qui là. E poi mi dice: guarda che io domani sera sono a Torino. Ah, vorrà dire che ci sarò anch'io, rientro a Torino. E cosa viene a fare a Torino? Vado a cena da Alberto Tridente. E così mi sono trovato la sera a casa di Alberto, qui a Torino, con Luis Guastavino. Mentre eravamo lì, siccome l'ho preso dai miei appunti, voglio ricordare con esattezza, Guastavino era stato, dopo il ritorno della democrazia, ministro nel governo cileno di unità popolare. Non era più quella di Allende, comunque era un governo presieduto da un democristiano, che ai tempi di Allende, la democrazia cristiana cilena, perché diciamole tutte, aveva fatto di tutto contro Allende per farlo cadere, aveva organizzato, se qualcuno di voi ha memoria, quel famoso sciopero dei camionisti e delle madame con le casseruole contro il governo Allende, perché Allende voleva portare il comunismo in Cile e la democrazia cristiana era schierata da quella parte, ma dopo aver subito un po' di anni di dittatura avevano cambiato un po' idea e avevano fatto un governo di unità nazionale. Presidente del Consiglio era il figlio di Frei, perché Frei era il capo della democrazia cristiana
ai tempi di Allende. Il figlio, anche lui democristiano, si era schierato però con la resistenza clandestina cilena e al momento del ritorno della democrazia venne fatto primo ministro con un governo di unità di tutte le forze politiche. E il buon Guastavigno fu membro di quel governo. A casa di Alberto, e qui chiudo, Luis mi dice: ma io vorrei parlarti un attimo. Dico: parlami, guarda che non c'è mistero, guarda, io con, non ci sono segreti, io sono molto amico di Alberto, siamo. E allora lui mi dice, molto, molto imbarazzato: non sono più militante del Partito Comunista, non condividevo più la linea settaria scelta dal gruppo dirigente del mio partito, che ha fatto cadere il governo di unità popolare che racchiudeva tutte le forze che si erano battute contro la dittatura di Pinochet, e devo dirtelo molto onestamente, le mie idee rimangono, ma io ho lasciato il Partito Comunista. La nostra travagliata storia non ha insegnato niente a certi compagni, mi dice. Io vi confesso, molto commosso, gli risposi con tono quasi consolatorio: io non ho avuto l'imbarazzo della scelta, mi hanno sciolto il partito e sono rimasto solo. E quella sera a casa di Alberto fu una serata indimenticabile, ma anche piena di amarezza. Grazie Diego. Solo per la storia, e anche perché non è stato ancora detto, abbiamo organizzato questo ricordo di Alberto Tridente anche non per, ma anche perché era iscritto al Partito Democratico, quindi contrariamente a Diego che rimane sempre tetragono nei suoi convincimenti, Alberto sapeva che la storia andava avanti e quindi aveva anche scelto di dare una mano a questa formazione che ha tutti i problemi che ha, ma poi ci voterà anche Diego, perché non credo che hai tante alternative, quindi la spatanda ande lontano, quindi alla fine ci voterà anche lui. Però voglio dire, ricordare che nella scelta di Tridente c'è anche un messaggio positivo, una vita così complessa e diciamo pure così generosa come quella di Alberto Tridente. Sì, vuoi parlare adesso? No, io volevo dire una cosa. Diego, poi te lo faccio precisare. Diego ha detto una cosa a un certo punto parlando di questo addetto commerciale: era un democristiano ma è una brava persona. Ecco, qui questa frase al suo opposto, che sia tu che io ci siamo sentiti dire tante volte, forse tu più di me, cioè siete comunisti, ma se tutti i comunisti fossero come voi, forse vi avremmo anche votati o vi voteremo. La stessa cosa valeva per i democristiani. E direi che da questo spirito che nascondeva, uno spirito di tolleranza e di voglia di capire, io credo ci sia stata anche un po' la fortuna dell'Italia, se poi non si sono prese strade in certi momenti, soprattutto quando imperversava il terrorismo e altre cose che non è questa sera la sera per ricordare, hanno messo in pericolo la democrazia italiana, che poi queste grandi forze con tutti i loro limiti, i loro difetti, hanno saputo salvaguardare la democrazia del paese. E bisogna dire la verità, Diego a Torino fu un grande protagonista di questa battaglia democratica. Voglio solo dire due rapidissime cose.
La discriminante allora come oggi è sempre stata una, l'antifascismo. E non c'è niente da fare. L'antifascismo, non lo dico perché adesso sono presidente dell'AMPI e quindi devo fare promozione dell'AMPI, dire iscrivetevi all'AMPI, partecipa. No, ma quella è la discriminante. Quel Sanguigni lì era un democristiano, ma un democristiano antifascista. Ecco perché ho detto brava persona. In merito alla mia tetraggine, come mi ha definito Giancarlo Quagliotti, quando ad un certo punto sono state fatte, prese certe decisioni, io mi sono tirato indietro e basta. E da quel momento lì sono rimasto un vedovo della politica. Devo dire che una sera, in un incontro meno affollato di questo, era presente mia moglie, mi ha detto: scusa, la prossima volta cambia metafora, di che sei orfano ma non vedovo. Ecco perché qui preciso. Bene, abbiamo tempo per se c'è qualcuno che vuole fare qualche, ovviamente breve, e ha chiesto di parlare Bevione. Naturalmente, vieni. Se c'è poi qualcuno che desidera dire qualcosa, prego. Salve a tutti. Io brevemente voglio dare il mio contributo al ricordo di una cara persona, di un caro amico, di un grande dirigente sindacale politico. C'è una persona che per anni magari ci siamo visti tutti i giorni, poi per mille motivi ognuno faceva la sua parte da qualche altra parte, ma rincontrandoci ogni qualvolta era sempre una festa. Lui aveva questa grande capacità di ricordarsi di tutti e di parlare con essi come fosse il suo miglior amico che l'avesse visto appena ieri sera. E questa è una grande qualità che rafforza le cose che diceva Adriano, delle grandi qualità di attirare che aveva Alberto Tridente. Però devo ricordare che la mia testimonianza sta proprio in questi fatti. Io negli anni 70 ho portato tutte alle lotte sindacali e ero stato nominato RSA da parte della FinCISL, poi sono diventato delegato e ho fatto parte dei direttivi e via dicendo. Cioè, la cosa del libro di Alberto è che comunque ti rendi conto, che leggendo queste pagine ti rendi conto di aver fatto parte della storia. La storia di un movimento che è durato dal 70 e avanti con 30.000 difficoltà fino adesso. Cioè, la mia storia è cominciata prima, da quando ho fatto sciopero nel 62 alla Fiat, eravamo in 7 nel reparto, e dopo avevamo paura, perché si parla tanto di solidarietà di classe operaia qui e là, ma il giorno dopo i miei stessi amici, i miei compagni di lavoro mi evitavano come avessi la peste. Quindi con quegli altri abbiamo detto: andiamo a iscriversi al sindacato. E amici e cosa che avevo nella FIOM, ho detto: guarda, non iscriverti alla FIOM perché sarai licenziato immediatamente. Cioè, questa è una grande pagina di democrazia. Ecco. E siamo andati a cercare quello della CISL perché comunque, non voglio far polemiche, ma questo rafforza il quadro delle difficoltà di rapporto. Non siamo andati dalla UIL perché il mio capo squadra, quello che mi faceva un tubo così tutti i giorni, aveva la tessera della UIL in tasca e ci proponeva tutti i momenti di iscriverci. Sono andato a cercare membro commissione interna della FinCISL, e non faccio nomi perché non è bello, che erano di quelli che poi sono andati da un'altra parte. E il quale gli ho chiesto la tessera, mi dice: ah, non c'è neanche uno adesso. Ecco, e passano un po' di giorni e vado a cercare. Oh sì, mi sono dimenticato, io mi sono stufato e sono andato a iscrivermi direttamente in via Barbarù. E lì ho riconosciuto il segretario di allora, poi ho fatto un po' di tramite, rinnovando le tessere degli amici, così. E dal momento in cui sono diventato RSA, mi hanno dato la responsabilità della conduzione delle trattative per l'azienda, rappresentante della FinCISL. Funzionava anche allora su un consiglio di fabbrica che era costituito da 65 delegati della FIOM, una
30-40 della UIL e 15 della FIM, e siamo andati avanti così. Io alla fine del 72 mi sono iscritto al PC e fui chiamato in segreteria della FIM sulla protesta che c'era stato di una parte dei delegati, quelli più legati alla DC o al Movimento Cattolico, e cosa pareva, un traditore si è iscritto al PC, andiamo lì, infatti c'era Tridente, segretario, devo dire è stato il mio primo segretario, no? Di organizzazione. E dice, ma cosa succede? Uno ha detto, ma si è scritto il PC e cose. E lui fa, ma basta che non sia andato a cercare una mamma e poi ognuno è libero di iscriversi dove vuole. Cioè, questo per dire qual era la statura di questo e conferma, no, la sua vocazione unitaria, il fatto di raccogliere le esperienze più diverse. In quei direttivi c'era di tutto, e Serafino se ne ricorda. Tra l'altro dico una cosa che non riguarda Alberto, ma riguarda Serafino, che ricorda molto da vicino l'esperienza di Alberto, l'ha seguita e ne intravedo in lui, no, ancora adesso un faro, no, qualcuno in cui è presente in tutte le manifestazioni della vita politica sindacale italiana. Allora, i più conservatori della CISL lo chiamavano Serafiom, se ti ricordi bene, Adriano. Questo vuol dire che c'era questa volontà, poi specialmente in noi delegati, che il nostro obiettivo non era tanto di fare dei parlamentini nei consigli di fabbrica, ma soprattutto di portare avanti una politica unitaria. Ah, c'è una cosa che riguarda Diego. Quando mi sono iscritto al PC, qualche giorno dopo c'era il congresso del PC di fabbrica e c'era Diego Novelli come responsabile del partito. Grazie. Quante cose sono stato responsabile, Diego. Grazie. Abbiamo il piacere di avere la nipote di Alberto che vuole dire due parole. Sì. E che vogliamo bene dire la parola. Grazie. Buongiorno. Io mi chiamo Romana Tosatto, sono la figlia della sorella di Alberto, quindi io ho una doppia versione della figura di mio zio, la versione privata e la versione pubblica. La versione privata mi ha dato tantissimo, anche se c'è stato un periodo in cui io ho visto poco mio zio, perché mio zio era una meteora, era nel mondo, e aveva una missione, una visione che lui doveva seguire e che ha seguito, per cui c'è stato un periodo di assenza. Invece c'è stata molta presenza durante la mia infanzia, la mia adolescenza, e lo ricordo come un uomo la cui caratteristica principale è stata la passione. Era un uomo di passione, aveva una visione, un dovere, una forza, e penso che il signor Serafino l'abbia dipinto molto bene, perché so che l'ho conosciuto, anche se lui non si ricorda di me, come una persona che l'ha veramente conosciuto nell'intimo. Ultimamente mio zio Alberto è stato molto vicino alla famiglia e quindi abbiamo ripreso a rivederci, a stare insieme e a ricordare i tempi che purtroppo sono stati durissimi. Voglio raccontare un piccolo episodio, piccolissimo. Quando mio zio lavorava alle ferriere, era agli altiforni. Le tute di protezione per gli operai che lavoravano agli altiforni non erano di materiali moderni, ma erano fatte di lana. Erano delle tute di lana che coprivano completamente il corpo. Le scintille degli altiforni arrivavano fino alla tuta e bucavano, facevano dei buchi su tutta la tuta. Mia nonna tutte le sere cuciva i buchi a uno, perché l'indomani mattina la tuta doveva essere di nuovo integra. Questo la dice anche lunga su quello che è stata la vita di mio zio.
grazie a tutti e buonasera. Comunque il testamento c'è. Certo. Se vuoi dire allora qualcosa, siccome ce la siamo presa fino adesso con i democristiani, allora il nostro deputato del Partito Democratico Giorgio Merlo. No, ma io proprio solo 2 minuti, Ho partecipato e sono contento di aver partecipato a questo dibattito. Primo perché conosco molto bene Diego, secondo perché di Tridente io non l'ho frequentato, però ho sentito parlare di lui più volte nella mia unica vera grande ex corrente politica che si chiamava Forze Nuove e come ricordava Diego aveva come leader torinese, regionale e nazionale Donat Cattin. Mi pare però di raccogliere 2 indicazioni, ecco, noi questo libro l'abbiamo già presentato in fondazione, Donat Cattin, ma 2 indicazioni rapidissime per la contemporaneità politica. La prima, e la traggo dalle testimonianze sia di Serafino che di Novelli, la prima era che, questo libro poi lo evidenzia in modo implacabile, si discuteva solo e soltanto di contenuti, solo e soltanto di contenuti. Carte d'identità, primarie, organigrammi, posizionamenti, tatticismi, erano probabilmente anche importanti ma drasticamente secondari. Non si conosceva neanche, solo e soltanto contenuti. E mi pare che questo è un elemento anche educativo, no? Per quanto riguarda la politica contemporanea. La seconda ed è la cosa più importante. Lo citava Giancarlo nella sua introduzione, io questa cosa l'ho sentita ripetere nei corsi di formazione giovanili di Forze Nuove a metà degli anni 70, infinite volte da Donat Cattin, quando è lì che ho imparato il suo famoso slogan, il coraggio o c'è o non c'è, non esiste per decreto. Raccontare la famosa battaglia della CISL, quando lui spaccò la CISL e quando soprattutto ebbe la forza allora, che non era ancora un leader affermato, che non era ancora stato ministro, che non era ancora un personaggio sulla scena nazionale, di contrapporsi al grande potere della Fiat e allo strapripante potere della famiglia Agnelli a livello nazionale e a livello regionale. Ecco, secondo me il coraggio di questi uomini è l'elemento che probabilmente oggi manca ed è l'elemento che fa dire anche a me, non più delle prime generazioni, ma delle seconde generazioni, che a volte occorrerebbe avere un po' più di coraggio anche al nostro interno per non accodarsi alla posizione dominante. Ecco, a me pare che queste 2 indicazioni, contenuti da un lato, coraggio da un altro, siano 2 grandi elementi che hanno fatto grande una classe dirigente e che oggi noi dovremmo saper recuperare se vogliamo ancora ridare credibilità, freschezza e soprattutto ruolo guida alla politica. Per questo vi ringrazio. Grazie Giorgio. C'è ancora qualcuno? Prego. Poi chiudiamo con Serafino. Se non c'è più nessuno, ovviamente, non è che voglio impedire. Prego. Si accomodi. Buonasera. Io vorrei dire solo 2 cose, perché io sono stata una militante FIM-CISL nel periodo degli anni 70. Alberto l'ho conosciuto all'inizio, perché poi il mio, tra virgolette, capo è stato Adriano Serafino per quegli anni. Dico solo 1 cosa. Io credo che sia importante che voi leggiate questo libro, ma non per fare propaganda tout court. Le cose che qui sono state dette non sono altro che una minima parte di quella che è stata la vita e l'impegno di quest'uomo. E questo è il discorso, il libro. Un'altra cosa che Serafino dimentica regolarmente di dire quando va a ricordare Alberto o altre situazioni, magari per pudore suo o quant'altro, è che Alberto con Serafino, Ferigo, Marchetto ed altri compagni FIM, eccetera, ha aperto da almeno 2 anni un sito che si chiama sindacalmente.org, sul quale voi potrete trovare anche lì gli scritti di Alberto, gli ultimi scritti politici di Alberto. Quindi io credo che questo sia importante perché oltre alla testimonianza di una biografia è la testimonianza in un uomo che non è mai andato in pensione di testa. Poi c'è un altro aspetto che mi interessa
evidenziare, anche perché qui ci sono parlamentari, dirigenti del PD locale, eccetera. Uno degli elementi importanti di Alberto, che io ho scoperto strada facendo, perché negli ultimi anni ci siamo riprese nell'amicizia, soprattutto con Serafino, è l'incredibile numero di persone, ma l'incredibile numero di giovani che avranno avuto da loro, da lui è stato un maestro, un formatore. Io credo che sia molto importante questo, perché il lavoro immane che ha fatto Alberto alcune volte è stato misconosciuto, perché lui, come altri, e su questo devo dire che è stato Bevione, che l'ha detto prima, Serafino è stato un buon continuatore delle modalità di formazione di contatto che ha avuto Tridente, l'incredibile numero di giovani, di persone a cui lui ha dato delle formazione, a cui lui è stato dietro, spingendoli ad andare avanti, ad imparare, no? A buttarsi nell'agone politico. Anche quando c'erano gruppi di persone che davanti si organizzavano, no? Imparavano, facevano cose e quant'altro, tutto sommato poi veniva a scoprire piano piano che dietro c'era lo stimolo di quest'uomo. Io credo che sia fondamentale questo, fondamentale, e su questo questi vecchi dirigenti del PC che ci sono forse dovrebbero imparare, perché qui è stato richiamato il giovane Renzi, che è molto facile tacciare di rottamazione, ma secondo me è il sintomo di un passaggio di testimone che non c'è stato. Mi pare che sia stato Quagliotti a parlare ancora di frattocchie e della scuola Quadricisla. Ecco, onestamente a me mancano le frattocchie. È vero che non era poi così vero che la linea di partito, quella dura e pura, non passava alle frattocchie, ma alle frattocchie le persone imparavano a fare i politici. Adesso si pesca dalla società civile e si beccano ingegneri, avvocati e imprenditori. E questo, signori miei, è molto sbagliato. In questo senso lui è stato un maestro. Perché lui è stato dietro, si è tirato dietro le quinte, ma non ha voluto dire dietro le quinte, fermo nella politica e fermo nell'immagine che dava di sé ai giovani e alle persone che contattava. Lui la politica ha continuato a farla e con lui la continuavano a fare i giovani che ne sono adesso i testimoni. Io credo che questo debba insegnare qualcosa a chi taccia da una parte rottamatori e dall'altra parte quelli che continuano a rimanere imperterrite sulle proprie cadreghe, e questo non va bene. Darei la parola per chiudere questo bell'incontro a Serafino. Due o tre citazioni volanti. Una ci tengo proprio perché riguarda, la trovate alla pagina 246 del libro, quindi altra sollecitazione andarlo a cercare, quando Alberto lascia la FLM e la FIM nazionale perché aveva finito i due mandati, aveva 50 anni, a me è capitato ancora di peggio, 45, perché mi hanno dimissionato un po' forzatamente, io ero andato via con un mandato e mezzo per anticipare le norme statutarie, ma Alberto fu il primo caso nazionale di applicazione della norma dei due mandati che dopo di lui venne cambiata con tante deroghe e deroghe. Quindi Alberto a 50 anni finisce l'esperienza sindacale, deve guardarsi attorno cosa fare. Nell'82 ha un'occasione formidabile costruita con iniziative diplomatiche da Carniti e Gabaglio, trovano anche i finanziamenti perché sia autonoma la sua azione e spuntano l'opzione che può andare a fare il segretario generale dell'ORIT, che sarebbe la CISL internazionale per l'America Latina, fino allora comandata da uomini legati alla CIA. C'è l'incarico pronto,
in quegli anni succedono, in quei due anni, molte cose che non mi posso riassumervi. Lui alla fine è costretto a fare una scelta che per la prima volta nella sua vita non sceglie l'opzione sindacale. Sentite cosa scrive. Nell'82 Carniti e Cabaglio mi misero in crisi, erano riusciti a ottenere da Bruxelles l'impegno che la CISL internazionale avrebbe coperto interamente i costi di funzionamento della struttura dell'Orita, era Città del Messico la sede. A questo punto cadevano le mie obiezioni. L'autonomia finanziaria c'era e non sussistevano più ragioni per rifiutare l'incarico di responsabile CISL per l'America Latina. Lui anteponeva: ci vado ma voglio essere autonomo e non l'uomo di paglia. Era tardi per tornare indietro, ma non del tutto. Il rapporto con Anna era andato molto avanti e seppure nel groviglio di incertezze nelle quali mi demenavo, senza veder via d'uscita che conciliassero l'insieme delle opzioni, prevalse la coinvolgente novità rappresentata dall'amore per Anna, la donna che sarà mia moglie e compagna per il resto dei miei giorni. È la prima volta di tutta la storia che io ho conosciuto di Alberto dove un'opzione sentimentale abbia prevalso su quella sindacale. Prima le conciliava e la nipote che ha parlato prima ha fatto anche capire a quale prezzo però era il prezzo pagato dai familiari. È una cosa bellissima che ho trovato. I due rovelli di Alberto degli ultimi suoi anni e degli ultimi suoi giorni, credo che vada detto che sei giorni prima di entrare alla clinica Pinna Pintor per la terapia di protezione dal dolore, clinica dalla quale non uscì più, lui mi consegnò ancora, per mettere ovviamente nei nostri documenti nel sito, un appunto di lavoro. Erano 5 giorni prima ed erano lavori che andavano ben oltre il giorno del suo funerale e riguardavano quell'impegno grossissimo che lui definì dopo la vittoria di Lula nel 2003, quell'impegno che riguarda il Comune di Torino, progetto 100 progetti per 100 città, che è tuttora in piedi, eccetera. Lui ha un rovello per questa cosa, di non essere ancora riuscito a convincere, e lascia il mandato a tutti noi, a quelli che sia il sindaco Fassino, sia Tom D'Alessandri, che ha la delega, che è quel progetto in cui contiene una cooperazione internazionale Italia-Brasile basata sulle municipalizzate per l'acqua, per i servizi essenziali, sarebbe un'occasione formidabile per portare commesse di lavoro fuori dalla cinta daziaria, fuori dal discorso del tran tran sulle privatizzazioni delle municipalizzate e basta. Lui diceva: proviamo in Brasile e poi lo facciamo per il Nord Africa. Cioè una piccola visione alla Mattei, se vogliamo, eccetera. Era un rovello e dovremmo lavorarci perché è una cosa grande che non può essere abbandonata. E poi aveva l'altro cruccio: lui non sopportava la divisione della la rottura dei metalmeccanici, in particolare alla Fiat. Vedeva andare a rotoli un'esperienza, insisteva che per incominciare ad avere un po' più di coraggio si facessero delle riunioni con i lavoratori sindacati della Serbia e della Polonia per un minimo di internazionalismo a livello europeo. E poi ovviamente lui non avrebbe mai messo la firma, come nemmeno me, su quell'accordo di Mirafiori, su quella clausola di estromissione dell'RSU. Lui era convinto che, e sarebbe ancora lì con la penna, che a quel punto spalle al muro andava Marchionni, era convinto che si dovesse, non c'era molto margine per quel merito e bisognava passare per un accordo di compromesso mediocre, ma a quel punto no, urtava con le sue lotte, con lo stesso episodio che qui io ho richiamato. E quindi sono rovelli che ci lascia e impegni per continuare sulla formazione. Lui
era un po' sbarazzino, e ho capito anche leggendo il libro. Lui responsabilizzava i giovani e gli diceva: meglio sbagliare che stare fermi, rinnovatevi. Lui usava il linguaggio: buttatevi a mare e imparate a nuotare. Poi ho capito perché. Lui da ragazzino si buttava dal ponte della Stura con la sfida sui binari e sulla Geronda. Quindi immaginatevi, per lui dire buttatevi a mare, lo diceva a me, io mi paralizzavo, però lui ha lasciato molti quadri. Diceva provate ma studiate, preparatevi, non tirate mai giù il cappello né di fronte al padrone né di fronte alle gerarchie del sindacato, non siate chierici in un sindacato che diventa, però studiate e preparatevi. Bene, chiudiamo qui, grazie, vi invito ancora a prendere, a comprare questo libro e a leggerlo con molta attenzione. Grazie a tutti.